Ciao a tutti, come fare a innamorare un uomo e tenersi? Questo è un dilemma che hanno molte donne che non riescono a far innamorare. Non riescono a far innamorare l'uomo che desiderano, oppure riescono a conquistarlo da un punto di vista sessuale, ma non da un punto di vista per una relazione a lungo termine. E quindi si lamentano che non riescono a conquistare l'uomo. Come fare quindi? Allora, intanto bisogna tenere presente una cosa. La cosa fondamentale è che non c'entra la sessualità. Cioè, la sessualità in questa cosa qua non c'entra assolutamente nulla. Non fai innamorare attraverso la sessualità, non fai innamorare attraverso l'amore. Non riesci assolutamente attraverso, diciamo, il coinvolgimento sessuale. È praticamente impossibile. Perché è impossibile? Perché sono due cose diverse. L'amore è una cosa, la sessualità è un'altra. Quindi se tu vuoi fare innamorare un uomo, soprattutto in una relazione a lungo termine per tenerlo, esiste solo un sistema, solo un metodo, quello di agganciare le sue emozioni, quindi quello di dare delle emozioni. E quindi devi capire, attraverso il suo linguaggio non verbale, qual è stato il suo imprinting. Qual è stato il meccanismo, diciamo così, che lo ha coinvolto, che lo ha fatto innamorare, ed amplificarlo. Amplificarlo in che modo? Beh, amplificarlo attraverso diversi sistemi. Devi capire in quale dei serbatoi questa persona va a attingere come nutrimento emozionale. I serbatoi sono sette. Sono la paura dell'abbandono affettivo, la paura di vivere sensi di colpa facendo del male a persone care, la paura di essere giudicati negativamente, la paura di essere sottostimati, la paura di essere rifiutati, la paura di essere svergognati, la paura di essere manipolati e condizionati. E quindi devi capirlo analizzando il linguaggio non verbale. Ad esempio, in modo semplice, parli di condizionamento. Ah, sai che quello fa tutto quello che dice la moglie, il mio collega, se lui si tocca i capelli o si tocca le labbra, vuol dire che anche lui, come dire, gradisce essere condizionato, essere manipolato, perché purtroppo ci sono persone, i codipendenti ad esempio, che cercano di essere manipolati, cercano di essere condizionati. E poi invece è molto importante imparare, diciamo, a gestire anche le proprie emozioni, perché se non sai gestire le tue emozioni, se non sai come usare le tue emozioni, anche tu ti coinvolgerai su queste persone che ti amplificheranno questi turbamenti. Quindi è facile che ti innamorerai della persona sbagliata. È abbastanza facile che davvero ti innamorerai della persona sbagliata. Quindi è molto importante da questo punto di vista evitare assolutamente di non gestire le proprie emozioni. Quindi devi imparare a darti tu delle emozioni, a darti delle emozioni e queste emozioni devi dartele gestendo, diciamo, gestendo che cosa? Gestendo i tuoi turbamenti. Devi capire quali sono, osservando anche il linguaggio non verbale espresso da te stesso su te stesso. E poi facendo delle azioni, degli atti di coraggio, potremmo definirli degli atti psicomagici che ci danno delle emozioni, che ci danno delle emozioni e che ci possono sedurre, che ci possono coinvolgere e far innamorare. Quindi, ad esempio, se io temo il rifiuto, dovrò somministrarmi il rifiuto, in modo tale che la mia parte emotiva capirà che io non sono ostile, che io non sono contrario, e dopo un po' non avrà più bisogno di nutrirsi di rifiuti. Come dire, hai fame di ravioli? Bene, io ti faccio fare una scorpacciata di ravioli. Sono io che decido, dopo un po' i ravioli non acquisiranno più nessuna importanza, più nessuna valenza. Le cose hanno importanza quando cerco di contrastarle. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Teramasco, iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!